Benvenuti ai telespettatori di Solo Fra Oggi Web TG, questa è la nostra terza edizione e partiamo subito con le notizie del comprensorio per il mese di gennaio. Solo Fra, giovedì 9 gennaio, un sedicenne è stato arrestato dai militari della locale stazione dei Carabinieri nella tarda serata di ieri. Nel corso della perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato 6 stecche di hashish pronte ad essere immesse sul mercato. Il minorenne è stato associato al carcere minorile di Nisida a Napoli. Sabato 11 gennaio. Scoppia il caso tetracloroetilene nell'acqua a Solofra. In tarda serata, il sindaco Vignola, attraverso un'ordinanza, ha disposto la non potabilità delle acque su tutto il territorio comunale. Secondo quanto appurato, l'ARPA Campania avrebbe comunicato a mezzo fax a Palazzo Orsini l'alterazione di alcuni valori, in particolare del tetracloroetilene, contenuti in alcuni prelievi effettuati nei giorni scorsi. Lunedì 13 gennaio. I vigili del fuoco di Avellino sono dovuti intervenire a Solofra in via Carpisano per un incendio sviluppatosi all'interno di una conceria. Tre le squadre giunte sul posto della centrale di Contrada dei Quattrograne che hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza della struttura. Martedì 14 gennaio. I vigili del fuoco di Avellino sono dovuti intervenire sotto la galleria di Solofra in direzione Avellino per un incidente stradale che ha visto coinvolti 3 veicoli. All'arrivo della squadra, tutti gli occupanti erano già fuoriusciti dagli abitacoli e il conducente di una delle auto è stato trasportato dai sanitari del 118 in ospedale per le cure del caso. Si è provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e a dare assistenza per il loro recupero. Domenica 19 gennaio. Un uomo è stato sorpreso dai carabinieri di Solofra mentre era intento a tagliare legna in un'area non autorizzata. Così un cittadino solofrano ha rimediato una denuncia. Sono stati inoltre sequestrati circa 200 quintali di legname. Lunedì 20 gennaio. Aveva più volte picchiato i propri genitori per estorcere il loro denaro e così un giovane di Solofra era stato raggiunto da un'ordinanza di allontanamento impostagli dal Tribunale di Avellino. L'ultimo episodio di violenza si è verificato sabato 20 gennaio nella cittadina della Concia. Il giovane 27enne si è reso responsabile dei reati di estorsione, lesioni aggravate e maltrattamenti in famiglia ai danni dei propri genitori. Il 27enne è stato ristretto presso la casa circondariale di Bellizzirpino. Venerdì 24 gennaio. Il sindaco di Solofra, Michele Vignola, il presidente e il responsabile del settore tecnico della Irno Service, Federico Pirolo e Carmine Ginolfi, sono stati raggiunti da avvisi di garanzia per la vicenda dell'acqua al tetracloroetilene a Solofra. I tre sono accusati a vario titolo di omissione di atti d'ufficio, concorso colposo in avvelenamento delle acque, discarica abusiva e violazione del codice dell'ambiente previsto dall'ex decreto Ronchi. Passiamo ora a Montoro. Sabato 4 gennaio, nella frazione di Aterrana, nel comune di Montoro, si è verificato il secondo furto con danneggiamento della casa signorile Rocco De Giovanni. Sono state rinvenute porte e finestre distrutte, capi e suppelletti dispersi per la casa, libri e quadri esportati. Domenica 5 gennaio. In tarda serata, i vigili del fuoco di Avellino sono dovuti intervenire a Montoro Inferiore, in Contrada San Felice, per un incendio di un'autovettura parcheggiata lungo la strada. La squadra all'arrivo sul posto ha trovato il veicolo avvolto dalle fiamme ed ha provveduto al suo spegnimento, mettendo in sicurezza l'area interessata. Giovedì 30 gennaio. Il commissario prefettizio del comune di Montoro, Bruno Pino, ha vietato con ordinanza l'utilizzo dei pozzi di chiusa e il divieto di prelievo dell'acqua da parte dell'altocalore per alimentare i serbatoi idrici di adduzione della rete comunale.
L'ordinanza fa riferimento ai pozzi 29 e 30 della frazione chiusa di Montoro e fa seguito a due comunicazioni dell'ASL con le quali venivano comunicati parametri chimici che superavano i valori previsti per legge. Passiamo a Serino. Lunedì 20 gennaio. Nel serinese, i militari del nucleo operativo e radiomobili della compagnia di Avellino, nell'ambito di un controllo straordinario del territorio, hanno deferito in stato di libertà un uomo poiché trovato in possesso di una pistola e in totale assenza di autorizzazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. Sempre lunedì 20 gennaio. A Serino sono scattate le manette ai polsi per un quarantenne del posto, nella fragranza del reato, dopo un controllo effettuato dai militari della locale stazione. L'uomo è stato trovato in possesso di circa 25 grammi di marijuana, già suddivisa in 5 panetti e pronta per essere immessa sul mercato. Per Solo Fragi Web TG è tutto, Carmine Russo, alla prossima!